Bella ragazzi, come sempre è Zam che vi parla e oggi sono qui finalmente su Call of Duty Black Ops 3. Ve l'avevo promesso che vi avrei portato un Road to Commander su questo gioco, perciò veramente se iniziate fin da subito a lasciarmi un bel mi piace, cerchiamo di arrivare a 8.000. Sono tanti, regà, lo so, però ve lo chiedo, vorrei farne la serie di punta del mio canale, perciò ragazzi supportatemi al massimo e adesso io direi, cioè, dobbiamo proprio partire subito, va bene? Il CUDA mi va benissimo perché è l'arma che ho sempre amato. Andiamo di deathmatch a squadre. Ci siamo, signori, si parte col caricamento mappa Stronghold. L'ho giocata una volta sola, perciò manco me la ricordo più di tanto. Sono una pippa clamorosa a livello 1, perciò verrò arato immediatamente. Vabbè, dai, speriamo di no. Ci siamo, signori, partiamo col CUDA. In tutto questo, se laggerò un po', è perché sto ancora scaricando il gioco, cioè sto scaricando i 10 giga rimanenti, ma per ora pare che vada tutto tranquillo. Allora, il CUDA, adesso che ci penso, per questa mappa non è che sia poi l'ideale. Io devo riabituarmi pure a sensibilità. E oh, cominciamo a stannare poco, cagacazzi, che non siete altro. Dove stai? Lo so che sei qui, figlio di... Dove sta? Oh, crepa! È fuori uno. La prima kill del Road to Command. Oddio, mi hai fatto prendere un colpo, figliolo. Io passerei per qua proprio immediatamente. Fuori due. Dai, ragazzuoli, che stiamo partendo abbastanza bene. Dov'è il bastardo che ho visto qua? Eri nell'angolino, I know, t'ho visto, bro. Eccote qua. Vieni da me, stronzo. No, dai, sei un ladro de merda. E mo' mi fai morire? Scherzavo, qui non si muore mai. CUDA livello 2. Lì muoio, quindi non so da dove stiano spawnando. Ah, cazzo. Aiuto, regà. Allora, c'ho il boost, perfetto. Cominciamo a correre come le bestie. Dove sta lo stronzo? So che sei qui da qualche parte. Eccolo un altro. Eccolo un altro. Sta partendo bene questo Road to Commander, signori. Andiamo di UAV, dai. Con calma adesso, perché ogni distrazione può esserci fatale. Ok, fuori un altro, ce l'ho dietro. No! No, sette di fila, no. Dai, raga, però mi sta andando bene questo inizio. Perfetto. Io veramente vi chiedo tutto il supporto che potete darmi perché Call of Duty è sempre stato, cioè il mio canale è nato lì e ho sempre sperato che tornasse un COD all'altezza, cazzo! E quindi me la sono sentita su questo COD perché veramente dopo averlo giocato tanto alle fiere, ai vari eventi e altro, ho avuto modo di capire che fa per me. Vaffanculo, sei una merda. Che secondaria ho? No, dai, lanciarazzi no. 8-3, vabbè, dai, stiamo morendo. Perché stiamo perdendo la partita? Cioè, ok, fuori quest'altro e riandiamo di blitz. Facciamoci tutta la mappa. Regà, sta specialità la usano in pochi, devo dire. Ma a me piace un casino perché, cioè, ti flanchi i nemici come niente. Vedete, sono già arrivato al loro spawn. Adesso non è il momento giusto per sparare, questo sì. No, dai, mi sono fatto sorprendere come un coglione. Potrei anche alzare un pelo la sensibilità. Però, regà, cioè, perché stiamo perdendo? Me lo spiegate? Non fate gli infami di merda che mi fate fare tutto da solo. Dai, attivatevi un minimo. Oh, sì, mi sa che te non ci hai capito niente. Allora, adesso con molta calma cerchiamo di passare per il centro mappa. Vabbè, cambiamo un po' arma. Si passa a quelle dalla lunga distanza, perché effettivamente questa mappa non è che sia piccolina. Solo che io non ne vedo mezzo di nemico. Dov'è che state? Bastardoni? Mettete fuori le vostre teste di minchia. Dai, saliamo sopra, va. No, no, chi te se incula? Te, l'UAV. Ok, fuori un altro. Ah, no, e non mi posso far inculare così. Cioè, mi sembra di essere un principiante quando muoio in questa maniera. Non che sia forte, però. No, dai, sei un uomo di merda, cioè perché esisti? Perché esisti, non hai una vita. Avevo cominciato tanto bene la partita, invece sta finendo. Cioè, no, fatemi riprendere il CUDA, perché veramente qui è necessario un approccio diretto di uccisione istantanea. Dove siete? Basta. Oddio, il drone di merda. Era lui che lo guidava, furbo, l'ha chiamato lì dentro. Dai, basta! Sai giocare solo con lanciarazzi, ma che uomo di merda sei? Ehi, si pare che sono nato ieri. Perfetto, abbiamo già il CUDA a livello 3 ora. Se riusciamo a non farci inchiappettare. Vabbè, ci avrai l'UAV, che te devo dire, sei bravo! L'ho pure sentito che era lì dietro, regà, sono proprio un coglione. 13-10. Stiamo perdendo di 20 punti, ma è uno scherzo. Cioè, dai, che cazzo mi ha tirato, stronzo infame? Dove sta questo? Ce n'è uno qua dietro. Ok, a parte quello, ce n'avevo un altro.
Stronzo, dai, ancora con quel cazzo volante. Perché? Perché esisti? Andiamo di stun, che qui mi sa che qualcuno c'è. E invece non c'è. Ok, fuori un altro. Siamo a livello 2. Veloci, veloci. Porca puttana! Chi cazzo se li aspettava lì dentro? 16-12, vabbè. No, 5-13 stanno a fare gli altri della squadra, ma è uno scherzo. Cioè, è tutta una burla questa. Saliamo, saliamo now. Tanto questi o ci spawnano alle spalle dietro, oppure... Eccolo là! No, qui me la so giocata male io, raga. Sono stato un po' un coglione, preso dalla fretta. Quello già a livello 21, ma quanto ha nerdato sta gente? Cioè io lo sto scaricando, l'ho finito di scaricare oggi. Anzi, manco finito. C'ho metà dei giga ancora da finire. Piano adesso, perché tanto da lì arriva sempre qualcuno. Invece sempre, da dietro, stronzi. Ma che palle, l'Elstor nemico, no, Mo pia a me, guarda col culo che c'ho. Dove state? Non mi hanno preso, perfetto. So che qui c'erano dei nemici che non vedo più. Bastardi. Ok, eccone uno. Sarei curioso di provare anche lo sniper, perché ho visto alcuni video. Cioè, addirittura hanno fatto la killcam su di me, bastardi. Vabbè, sono l'unico in positivo della mia squadra, raga. Cioè, non so che di. Ai, figli di troia, uccidi i giocatori nemici. Non me lo devi nemmeno chiedere. Andiamo, 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 dai, 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 tanto mi stanno per sbucare da lì sicuro, ma io passo sopra e chi ve se incula. Oh, vabbè, cioè, m'ha shottato, che cazzo d'arma c'aveva sto stronzo? Tutto carico per l'inizio partita e poi sono stato malamente arato. Però, visto che la partita è appena cominciata, stiamo scialli perché si può sempre recuperare. C'è uno stronzetto al piano di sopra. Oh oh, stronzo di merda, non ce l'hai fatta ad uccidermi. Dai, sbrigati. Sta gente stannata. Niente, sì. Giocare col CUDA dalla lunga distanza è veramente essere masochisti. Oh, cioè, state sempre in culo. Ma è uno che me lo trovo in faccia a faccia. Dove state? Aiuto. Vabbè, non è che sono nato ieri, Ah sì, però non puoi far così, non cominciamo che moriamo senza un minimo criterio perché mi incazzo. E non voglio perdere la seconda partita, cioè almeno per cominciare questo rotto commander una vittoria famola. Che cazzo. Eccoli laggiù, fisso che stanno arrivando. Ok, ok. Oh, non crepi, vabbè, cioè dai, dai, ma l'hai visto? 4-4, ma che stai a scherzare? Vai, andiamo di turbo. No, vabbè, tutti io li becco, Dio santo. Mo tanto quelli o arrivano da lì o fanno il giro. Quindi noi facciamo le persone intelligenti. Giriamo insieme a loro. Eccoli qua. Vieni qua, Chicco. Dove cazzo vuoi andare? E non crepa, ok. Adesso, dov'è? Ma da dove cazzo è uscito? No, dai, non posso stare in negativo così. Alle prime partite, che mi incazzo. Dove siete? Lo so che state per uscire da questa porta. Guarda come mi inculano adesso, Che tanto giro sempre l'angolo sbagliato io. Non c'è più nessuno, mo. Hanno già cambiato spawn, ma scherzi. Eccolo lassù. Figlio di puttana. Oddio quanti. E non crepano, il CUDA dalla lunga distanza, raga. Fa troppo schifo, cioè non ci fai nulla. Dov'è? Qua dentro c'è uno. No, sono i miei compagni. Però tanto devono arrivare da qua se hanno cambiato spawn. Tiriamo una stun così tanto per gradire. Bene, nessuno. Hanno ricambiato spawn di nuovo. Vabbè, non scherzo, cioè. Non vogliono essere trovati questi stronzi. Ok. E abbiamo il boost. Sfruttiamolo. C'è una mira de merda oggi, Dai, 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 dove stanno? Mo sicuro arrivano in 20.000 da qui. E ci avranno pure l'UAV, ma che te devo dire? Ah sì, ma di che stiamo a parlare? Dove state? Ok, calma. No, che cazzo mi ha ucciso da dietro, te pareva? 9-7, vabbè, siamo tornati in positivo. Ma regà, stiamo perdendo anche questa partita. Non va bene, assolutamente. Non va proprio bene. Ok, fuori un altro. Con calma, perché qui ora arriveranno in 30. E noi emigriamo. Ok, piano. Dov'è? Chi è che mi caga il cazzo e muori? Aiuto, sono troppo scoperto. Dove state? Dai, spawnate, che ci avete paura? Oh, non c'è più nessuno.
Qua nessuno. Stanno tutti dietro, infatti. Vai, Cipre. Cioè, dov'è? È lì da qualche... E vaffanculo, dai. Sempre dal lato. Ma mo c'ho l'overdrive. Chi vi se incula, ve raggiungo. Dai che stiamo lì lì, testa a testa. 39 a 40. 40 a 40, perfetto. Cerchiamo di mantenerlo, sto vantaggione. Ok, siamo ancora lì lì. Va bene così. Dai ragazzi che partiamo. Ora non mi ferma più nessuno, chi ve se incula. No, 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 no. Trovarsene due così davanti. Oh, livello 3, perfetto. Siamo già a livello 3, signori. Il nostro rotto commander avanza. Potrei anche giocare meglio, ma vabbè, considerato che sono le prime due partite, da casa ci sta. No, e vabbè, però questo già... No, l'avete visto tutti. Cioè, 16-10 e tanto c'ho sempre la squadra che sta lì, lì. Dov'è che state? Eccoli qua che si avvicinano. Come fanno sempre da dietro a prendermelo nel culo? No, raga, stiamo perdendo per quanto? 4 punti, non esiste. Ma proprio non deve esistere sta cosa. 50-51, dai. Attenti a morire adesso. Cazzo, m'ha visto quello. Piano. Pianissimo, ok, stanno andando tutti di là. Ok, andiamo di overdrive. Dovrebbero spawnare qui, ma non spawna un'anima. Dove siete? È là dentro. Andiamo, dai, che lo prendiamo. Dove cazzo è andato? Di qua? No. Bene, l'hanno tirato giù. Stiamo perdendo di un punto, cazzo! Non può andare avanti così, signori. Dai, dai. Lo so che ce la possiamo fare. Siete tutti bravi, ragazzi. Vai così. Adesso io tento di avvicinarmi al loro spawn malsano. Peccato che morirò nel tentativo di anche solo avvicinarmi. Dove cazzo è andato? Là sopra? Dai, bastardo. Eccolo qua. No, oh, vabbè. Ma porca puttana. Ma che cazzo è? Me li trovo sempre dietro. Sto facendo perdere la squadra con le mie morti. E tutto questo non va bene. Vabbè, dai. Cioè, non è sempre domenica. E io me ne trovo davanti due. Tanto te non mi aiuti. Stai lì sopra a fare cosa? Il segaiolo. 61 a 63. Siamo lì lì, Dai di granata. Dai di stordente. Bene, ho stordito questo coglione qua. Ok. Overdrive. Ok. Dai raga che recuperiamo, dai raga che recuperiamo. Non demor... No! Non do mai attacchi corpo a corpo su sto COD. Stiamo a perdere, raga, dai, non fate così. Non fate così, ve ne prego. Raga, ce la possiamo fare a ribaltare il punteggio, basta stare attenti. Ok, 66-69, dai raga. Dai raga, 68. Va bene così, è un testa a testa infinito. Quello dove va? Ok. Dai, siamo sotto di uno, raga, due, bene. E vabbè, sempre da dietro. Gli mancano due punti. Cazzo, ormai è persa, raga. Non ce la faremo mai a fare le kill che mancano. Ecco, 73. Qua se ce ne ammazzano in due, siamo fottuti. Bene, una kill rimasta. Quello non va giù. E dai, cioè. Vabbè, raga. Allora, questo primo episodio del Rotto Commander è andato così. Ci hanno effettivamente rotto il culo. Però, tutto sommato, le partite le ho giocate abbastanza bene. Quindi signori, io direi che questo primo episodio del Rotto Commander può finire qui. Io spero come sempre che vi sia piaciuto. In caso di sotto lasciare un bel piace, un commento. E se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo con un prossimo video. Beh ragazzi, da Zampetti, bella.